Capuzzi, mentre do il benvenuto a un altro interlocutore che è Danilo De Lellis, responsabile lavoro della CIA, che è la Confederazione Italiana Agricoltori. Benvenuto a Pomeriggio 24. Perché con noi? Perché oggi è il Click Day, insomma, si è già intasato un po' tutto, come sta andando? Ci dica una battuta perché poi spieghiamo con un servizio cos'è il Click Day. Sta funzionando per i migranti che Buon si pomeriggio a iscrivono a tutti. lavorare? Sì, buon pomeriggio a tutti. Sì, questa mattina alle 9 c'è stato il click day, quindi per presentare le istanze relative al decreto flussi. Diciamo che abbiamo avuto più di qualche problema perché alle 9 purtroppo il portale del Ministero è andato per qualche minuto in tilt, quindi le domande diciamo, che sono partite Tanto. dopo le ore 9 con qualche difficoltà. Aspettiamo un po' i numeri che ci darà il Ministero, ma molto probabilmente, da quelle che è una nostra sensazione, le domande presentate saranno circa 100-150.000 a fronte, lo ricordo, delle 44.000 quote messe a disposizione, però divise tra il settore agricolo e il turistico alberghiero. Allora, veniamo poi allo specifico delle esigenze di lavoro in Italia, Danilo De Lellis, ma prima Danilo De Lellis, responsabile del lavoro della CIA, gli agricoltori, di quanti lavoratori stagionali ha bisogno l'Italia? Ma sicuramente, come è stato detto nel servizio, la quota di 100.000 lavoratori l'anno potrebbe in qualche modo soddisfare le esigenze delle imprese. Ricordiamo nello scorso, ultimo il CDE che c'è stato ad ottobre, su 42.000 quote disponibili sempre per il lavoro stagionale, furono presentate 98.000 domande, eravamo ad ottobre. Adesso, come vi dicevo prima, noi ipotizziamo che vengano presentate 100-150.000 domande. E è vero che il numero degli ingressi è aumentato a 82.000, però ecco, ribadisco che per il settore agricolo e turistico sono soltanto 44.000. Poi, fortunatamente, il 50% è riservato alle associazioni datoriali come la CIA e quindi questo permetterà alle aziende di avere una maggiore possibilità e percentuale di riuscita della presentazione delle domande. L'altro giorno la Premier Meloni ha detto in una conferenza stampa che ci dobbiamo chiedere anche perché, quando diciamo gli immigrati servono in Italia per fare i lavori che gli italiani non vogliono fare, perché gli italiani non li vogliono fare? In molti casi perché sono sottopagati. Nel campo dell'agricoltura è questo il motivo per cui gli italiani non fanno la raccolta dei pomodori? Ma no, non parlerei di, diciamo, di lavori sottopagati, perché comunque anche in agricoltura, come negli altri settori, abbiamo la contrattazione collettiva, quindi abbiamo un contratto nazionale e poi la specificità nel nostro settore è che abbiamo tanti contratti provinciali perché demandiamo poi al territorio stabilire qual è l'importo giusto per remunerare i lavoratori. Quindi il problema non è sicuramente il salario, che rispetto ad altri settori potrebbe essere anche più basso, ma comunque è definito sempre da negoziazioni con i sindacati. Il problema è che è un lavoro che forse non rende e non dà ambizioni. Però se pensiamo che circa 1.100.000 sono i lavoratori assunti regolarmente, il 30% sono stranieri e per stranieri intendo comunitari e anche extracomunitari. Quindi comunque la manodopera italiana è presente. Però ecco, ultimamente si fa grandi difficoltà a reperirla proprio perché forse non è attrattivo come lavoro. E non solo in questo settore, naturalmente sappiamo che è un problema generale, in molti settori, in molte mansioni, insomma, vengono richieste la cura della persona, le badanti e i badanti e molti altri lavori. E questo ovviamente poi però, una battuta soltanto, c'è il settore che non possiamo non nominare enorme del caporalato, di quello che non rientra nei contratti, che non è controllato dalla CIA naturalmente, ma che voi combattete. Sì, sicuramente noi condanniamo le aziende che fanno ricorso, diciamo, a queste scorciatoie per abbassare e per diminuire il costo del lavoro. Noi condanniamo, abbiamo un codice etico, quindi chiunque utilizzi o faccia ricorso al caporalato o allo sfruttamento è
estromesso dalla nostra associazione. Certo, purtroppo quando si parla di caporalato si fa sempre riferimento al settore agricolo, però anche questo danneggia un po' quello che è il nostro settore, perché la legge 199 si estende su tutti i settori produttivi, dal lavoro domestico fino all'edilizia, al terziario e ai trasporti. Quindi ecco, è sicuramente una piaga che ci portiamo dietro da troppo tempo, e la 199 sicuramente ci sta permettendo di fare pulizia e di eliminare quella concorrenza sleale che purtroppo le nostre aziende sono costrette a fronteggiare giornalmente. La ringrazio per essere stato con noi, Danilo De Lellis. Grazie a voi. Solo una piccola pausa a pubblicità.